Buonasera, siamo qui. Conclusione: Schalke 0, Lione 4. Schalke 04 1 non è la squadra, 4-1 il risultato. Cioè, il risultato l'ha segnato un gol. 1-4 purtroppo. Noi prendiamo gol sempre all'ultimo minuto del secondo tempo. Sì, una pipizzata. Caliamo un po' di concentrazione a fine partita e prendiamo sempre gol stupidi, tipo quello di oggi. Ha rilasciato una piccola intervista a Gabelletti dove ha raccontato di non essere più l'unico coatto del torneo. Il Lione ormai sfoggia una formazione, sinceramente, un coatto dietro l'altro. Se posso rispondere, sinceramente io non conosco, purtroppo per fortuna, non so come dirlo, ma non conosco nessuno di questo torneo a parte il mio compagno fenomeno Marco Spanodo, cioè, che non si può più commentare dopo il gol della volta scorsa. Può anche assentarsi perché rimarrà comunque, credo, lui più forte. Gli altri ancora non li ho mai visti, non ci ho giocato contro, potrei anche rivalutarmi, ma non so, cioè, è difficile battere male. Tanto presentati, tu sei? E Robson De Souza Rubinho. A parte scherzi, Mattia Marzetti. Ok, no, grandissima prestazione oggi, quanti gol? Non l'hai visto? Bellissima prestazione. Sei arrivato dopo un'ora. Lo so, ma basta gol. Quindi due gol. Senza Marco Sfanò, senza chi altro? Marco Maggiorani, il nostro senza metronomo. Maggiorani. Senza Marco Maggiorani, che è qui. No, manco io, mi spiace. Senza Pucci, che gioca con Real Madrid, però. Si parla meno di Marco Maggiorani, ma è importante per l'anno. È importantissimo. Ma non mi riprende. Soprattutto quando non gioca. Dei difensori non si parla bravo, mai, dei centrocampisti nemmeno, però è vero. Grandissimo sacrificio, infatti siamo qua a intervistare un altro metronomo. Lo Stanco Drao, lo sponsor dei Petruccetti. Certo. Questo è di Petruccetti. Di Petruccetti. Non lo sapevo. Beh, potrei scroccargli qualche tenda. Hai capito perché ci vanno? Infatti noi vogliamo giocare qualche tenda sulla schiena. Questo è l'obiettivo. Comunque, a parte questo, vabbè, grande Lione, anche arriva senza titolari. Ecco là il mister. Il tocco del mister, non so se si è visto. Le chiavi. Chiedere le chiavi. Lo io, purtroppo. Dai, vado a prendere le chiavi a fine partita. Vabbè, ragazzi. Detto ciò, insomma, saluto a chi? Io volevo chiedere ancora una cosa, ma le New York Red Bull sul serio esiste come squadra? Perché scusate l'ignoranza, però Red Bull la conosco come un energy drink. Lo so. E non mi informo sul calcio estero, scusate, se sinceramente vi dico la verità, non so nemmeno chi è primo in Serie A perché non la seguo proprio. Non seguo proprio il calcio. No, è vero. No, sul serio, non sto scherzando. Io non lo so, ma non. Non è cioè, perché gli Orlando Pirates che squadra africana. A parte i scherzi, cioè, so che è primo il Milan, però sul serio il resto sotto ci dovrebbero stare Napoli, Inter, ma non so le posizioni. A Roma so che sta un po' più giù. Giù. Anche se ho familiari romanisti, devo dire che sta giù. E questa cosa di Montella non lo so quanto possa andare avanti. Mi piace tantissimo Vincenzo, però. Beh, ragazzo. Non so, un bel ragazzo con quell'occhialetti da Harry Potter che si mette ogni tanto. Simpaticissimo. Vabbè, ho scoperto l'orta laziale. No, non tifo niente. Non tifo niente. Gran calcio. Tifa Lione, no? Gran calcio. Marco Lione Spanova ha salutato, cioè, perché purtroppo anche che ieri. Impegni hai per settembre? Che impegni hai per settembre? Per settembre, credo Amsterdam. Cioè, stanno iniziando la partita. Ciao, credo. Grandissimo Lione, insomma, senza i dolari basta. 4-1 tutti a casa, il saluto. Vabbè, tutti a casa, no così coatti, però. Saluto a te, sì, vabbè, dai. No così coatti. Tutti modesti. A casa, umili. Vabbè, dai, tutti a casa. Saluto a Marco Runei Sfanò. Contro le critiche, contro tutte le critiche. Pure a Davide Lefebvre a sto punto che. E non conosco, però lo saluto perché mi reputo una persona educata, lo so. A Madrid. Saluto a tutti. Saluto grazie. Lefebvre, allora.